Andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione col momento più atteso. Abbiamo al telefono un ospite d'eccezione, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio Napoli. Abbiamo al telefono Beppe Savoldi. Buonasera. Buonasera a voi. Mister, innanzitutto il momento del Napoli. Napoli che domenica affronterà la Sampdoria senza aver nulla da chiedere. Pensa che gli azzurri giocheranno con la solita grinta o la Sampdoria avrà più spazio per cercare la sua rincorsa Champions? Napoli ha conseguito gli obiettivi che voleva raggiungere e chiaramente non ha più motivazioni. La Sampdoria invece dal canto suo, insomma, ha altre motivazioni importanti. Penso che comunque, anche se il Napoli non andrà in campo per fare una gara strepitosa, andrà a fare la sua gara cercando di fare bene, di onorare la partita. Mister, lei è stato un grandissimo attaccante. Pensa che Dennis è un giocatore sul quale il Napoli debba ancora puntare? O pensa che i nomi di Pazzini, piuttosto che Maxi Lopez, possano completare definitivamente la rosa azzurra? Ma io credo che la rosa d'attacco del Napoli vada bene così. Dennis è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che giocando pochissime partite ha fatto tanti gol, conseguentemente io mi fiderei di lui e lo terrei ben saldo. Non punterei su altri giocatori che poi dopo sono sempre delle incognite, non si sa mai bene se questi giocatori riusciranno ad integrarsi nell'organico della squadra e poi se si va a prendere Pazzini, credo che possa essere penalizzato un Quagliarella, possa essere penalizzato un Lavezzi, un Hamsik, e al che non credo che si faccia del bene, insomma, a Napoli. Ecco, a proposito di Hamsik, Mazzarri ha sperimentato un modulo con Hamsik accanto a Gargano in un centrocampo a 4. Il Napoli si sa che sul mercato cerca un centrocampista moderno che sappia fare sia la fase di filtro che la fase di impostazione del gioco. Crede che Hamsik possa essere la soluzione interna, possa essere anche un salto di qualità per il giocatore, o pensa che questa possibilità tattica penalizzi il giocatore slovacco che ha negli inserimenti e nell'affiuto del gol uno dei suoi punti di forza? Ma io credo che Hamsik vada sfruttato per le sue qualità, cioè secondo me sono quelle di esterno d'attacco, al limite giocando a 4 a centrocampo, però deve avere una copertura di un altro giocatore alle spalle, proprio per non avere grandi pensieri difensivi. Lui deve partire da lontano e deve inserirsi in avanti, poi se giocherà a 3 o a 4 a centrocampo. Questo è un discorso che lo dovrà vedere Mazzarri. Comunque Hamsik non può fare il centrale di centrocampo perché non è secondo me un regista, può fare solo l'esterno e come dicevo prima inserirsi nel movimento dalle punte. Mister, la lascio una domanda del nostro Simone Spisso. Buonasera, mister. Buonasera. Tornando a parlare di mercato, c'è un nome che viene dato praticamente per certo come primo acquisto del Napoli per la prossima stagione, quello di Tiberio Guarente dell'Atalanta. Un suo giudizio su questo giocatore, se può essere l'elemento utile per completare il reparto centrale del Napoli. È un buon giocatore, questo sicuramente, però bisogna vedere poi nell'economia del gioco cosa vorrà fare Mazzarri. Lì ci sono giocatori importanti come Gargano e dovrà essere bravo allenatore a saperli metterli in campo, dargli un gioco e dargli delle direttive, delle indicazioni per far sì che questi giocatori bravi riescano ad esprimersi il meglio esprimersi e dare il meglio di sé. Mister, sono qui con Giuseppe Cacciapoti, la lascio anche a una sua domanda. Sì, buonasera mister. Io volevo un attimo divagare sul discorso Napoli. Siamo ormai in proiezione mondiali, abbiamo visto le convocazioni di Lippi. Volevo sapere una sua idea che si è fatto sulle convocazioni e quante chance dà a Quagliarella e a Maggio di andare a vestire la maglia azzurra in Sudafrica. Sia l'uno che l'altro un 50%, perché i giocatori sì, sicuramente hanno caratteristiche che ricalcano un po' le idee di Lippi, però ce ne sono ancora tanti e Lippi, come sappiamo tutti, punta sempre più sull'individualità, che sull'individualità, più sul gruppo.
conseguentemente magari questi giocatori vengono penalizzati, come del resto sono stati penalizzati Cassano, Totti, sono giocatori importanti, però secondo l'idea di Lippi questi giocatori non vanno bene, tra virgolette. Mister, dove pensa possa arrivare a questo punto la nazionale azzurra, una nazionale nata tra tante polemiche, forse per la mancanza di fantasia in attacco e per il blocco Juve utilizzato per quanto riguarda la difesa? Ah, io non ho, pur essendo italiano, pur tifando nazionale, non ho molta fiducia, perché ci sono troppi giocatori su con l'età e possono pagare questo sforzo continuo, costante, che il nazionale, i giocatori devono dare. Se non ha energia, se non ha verve, se non ha ricambi adeguati, credo che non andremo avanti molto. Ecco, mister, ritornando al discorso Napoli, volevo un suo parere anche sugli altri nomi accostati alla società di De Laurentiis per quanto riguarda l'attacco. Si tratta in questo momento di Matri e di Maxi Lopez. Matri è un buon giocatore, senza dubbio, però ripeto, io Dennis non lo cambierei con nessuno, a meno che non arrivi il fenomeno di turno, che non è sicuramente Maxi Lopez. Maxi Lopez sì, è un buon giocatore, ha fatto sì una buona impressione, però io devo sempre ripetermi e dire che a Napoli non è facile giocare, scendere a San Paolo è molto, diciamo così, difficoltoso sotto l'aspetto psicologico, e bisogna vedere questi giocatori arrivando a Napoli siano pronti a livello mentale, intendo dire, per un palcoscenico come quello. Commissario, andando in conclusione della nostra intervista, che stagione pensa che farà il Napoli il prossimo anno? Mazzarri ha parlato di una Europa League che può penalizzare in campionato se affrontata bene, però la volontà di De Laurentiis è quella di portare il Napoli più avanti possibile in tutte le competizioni. In che modo pensa che il Napoli debba rinforzarsi in questa chiave e dove pensa la squadra azzurra possa arrivare con le potenzialità che già ha nella sua rosa? Che già ha, credo che possa fare un altro buon campionato e puntare a una posizione in Europa League sicuramente, però per fare bene deve migliorare il suo organico, e secondo me il problema è la difesa che ha preso tanti gol, non c'è da fare. Poi io con i numeri non ci vado molto d'accordo, però alla fine bisogna guardare i gol fatti e i gol subiti, e lì si può capire dove sono le lacune, le pecche, delle debolezze del Napoli. Mister, in conclusione, prima di salutarla, volevo chiederle un suo ricordo, un aneddoto che la lega particolarmente alla piazza di Napoli. Ma sono tante le cose, e credo che è difficile da riuscire a recuperarne una. Dico solo che mi sono trovato bene, e questo credo che sia importante. Bene, io ringrazio Mister Beppe Savoldi per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata, arrivederci.